1 febbraio 1977. Iniziano le trasmissioni a colori della RAI. A tale riguardo, l'Italia giunge in ritardo rispetto ad altri paesi europei, sia per i dubbi legati alla scelta del sistema da adottare, il francese SECAM o il tedesco PAL, che per ragioni economiche. Il prezzo della nuova TV a colori è da più parti ritenuto eccessivo per le tasche di tante famiglie già provate dalla crisi dei primi anni 70. Prove tecniche erano già andate a buon fine con la trasmissione delle Olimpiadi di Monaco del 1972 e nel 1976 con Quaderni neri del TG2, primo programma parzialmente a colori, e con la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Montreal. Ma è solo a partire dal 1 febbraio 1977 che il colore fa il suo debutto ufficiale sugli schermi RAI. Ad annunciarlo, durante Domenica In, col consueto garbo e ironia, è uno dei conduttori più amati dal pubblico, Corrado.